invece torniamo a parlare del tanto sofferto progetto di riqualificazione urbana del centro di Termoli. I comitati No Tunnel tornano infatti a protestare anche in virtù del fatto che la Commissione ha bocciato tutti e tre i quesiti referendari. Ascoltiamo. Nonostante il Comitato No Tunnel abbia costantemente proseguito nella sua opera politica di sensibilizzazione e coinvolgimento, senza mai interrompere qualsivoglia tipo di iniziative contro il progetto di riqualificazione urbana del centro cittadino, giovedì prossimo l'ultima riunione in Consiglio Comunale per l'approvazione della variante al piano regolatore generale, poi il via ai lavori. Procede quindi l'iter del progetto e montano nuove proteste da parte dei comitati contrari. Motivo del contendere l'ulteriore bocciatura della proposta di consultazione popolare sul progetto. Bocciatura che, contestano i comitati, è stata effettuata circa 80 giorni fa senza alcuna comunicazione ufficiale. Tutto a norma di regolamento, rispondono invece dalla commissione referendaria del Comune, tanto sul piano procedurale, tanto sui tempi. I comitati hanno ora annunciato la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, oltre a un ricorso al TAR per presunti vizi procedurali nell'iter tecnico-amministrativo. I quesiti del referendum, tutti quanti respinti dalla Commissione per l'eccessiva genericità e vaghezza, sono tre. Uno riguarda il tunnel vero e proprio, un altro riguarda il cambiamento di destinazione del costone di Piazza Sant'Antonio, l'ultimo riguarda invece il ricorso alla cosiddetta finanza privata di progetto per la realizzazione dell'opera.